Siamo qui con l'attrice Tiziana Di Masi, che in questa sesta edizione di Politicamente Scorretto ha portato lo spettacolo teatrale intitolato Mafia in pentola, il sapore di una sfida, della sfida. Le chiediamo prima di tutto questo: che tipo di sfida culturale è quella che lo spettacolo teatrale presentato porta e che tipo di messaggio vuole lasciare? Uno spettacolo che parla appunto dei prodotti che sono stati coltivati nei terreni confiscati alle mafie. Che tipo di reazione ha il pubblico quando si accosta a questo spettacolo e cosa vuol dire fare antimafia attraverso la cultura? Ecco, uno spettacolo che infatti vuole portare questo profondo messaggio che la lotta alle mafie è possibile e lo fa in maniera particolarmente diretta, cioè coinvolgendo le persone sull'aspetto della propria vita più brillante, più divertente, più gustoso, una vera e propria esaltazione della vita e del gusto. Ecco, è uno spettacolo che nasce da un viaggio è sempre un percorso di conoscenza, un percorso di conoscenza importante. Dopo mesi di viaggio e di approfondimento, delle tematiche anche mafiose, perché comunque siamo stati io l'autore del testo, Andrea Guolo, giornalista anche lui, diciamo così, abbiamo voluto immergerci in una realtà che comunque non conoscevamo, perché credo che l'importante anche per comunicare che cosa siano alcune tematiche sia importante che proprio partire da quello che noi stessi che ci mettiamo in questa impresa non sappiamo. Per cui ecco, viaggiamo in Sicilia, in Puglia, in Calabria, in Campania e in Piemonte, su quei terreni che prima appartenevano a Camorra, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, e su questi terreni sono nate delle realtà straordinarie. Con la legge 109/96 fatta approvare da Libera sono nate delle cooperative sociali che cercano di trasformare un'esperienza di sfruttamento, di violenza, quindi di terreni che appartenevano al peggio della nostra società, cercano di trasformarlo in una solida e bella e pulita economia i cui cardini si chiamano appunto opportunità di lavoro, pieno rispetto delle leggi e soprattutto agricoltura biologica, il che non è secondario, in terreni devastati dalla criminalità anche dal punto di vista ambientale. Ecco che rinasce una speranza, che è sostanzialmente due cose: libertà di poter lavorare, perché noi parliamo di libertà, ma se un uomo, una donna non hanno la possibilità di lavorare, la loro vita è inevitabilmente soggetta al mafioso che concede per favore ciò che invece ci spetterebbe come diritto. E quindi per poter lavorare si deve inevitabilmente, utilizzo questo avverbio, no? Inevitabilmente, perché spesso anche le persone stesse non vorrebbero, ma non sanno come fare. Si concedono quindi al mafioso. Qui nascono delle cooperative che ti permettono di lavorare e di trasformare questa logica della morte, della sconfitta in possibilità. E lo spettacolo è questo, cioè, lo spettacolo vuole parlare di speranza, vuole parlare di possibilità di lotta, perché queste cooperative che producono cibi che sono tra le eccellenze della nostra gastronomia, perché parliamo comunque di peperoncini, di melanzane, di carciofi, parliamo di miele, parliamo veramente di un mondo di eccellenze enogastronomiche, questi cibi sono davvero, veramente l'espressione più concreta di una memoria e di un riscatto. E io cerco di fare questo sulla scena, cerco di coinvolgere le persone e venire e far loro gustare il bello di questo giusto, cioè sono cibi buoni, trasparenti, puliti e hanno un sapore in più che è quello veramente della libertà e non è solo un valore metaforico, sono davvero cibi buoni. Dice proprio dal peggio al meglio, insomma, all'interno del suo spettacolo. La novità dello spettacolo forse sta proprio anche nel fatto di parlare di impegno, di parlare di teatro civile, ma di farlo divertendosi, portare al pubblico il divertimento e far capire che l'antimafia non è solo una cosa pesante per gli intellettuali, ma può coinvolgere anche le persone più semplici che andranno a fare la spesa al supermercato. Ecco, qual è il valore appunto che questo tipo di teatro può avere?
Ecco, io credo molto nel valore di un teatro popolare, cioè un teatro che arrivi profondamente al cuore delle persone. Per mia volontà, anche nella mia carriera artistica, io ho sempre fatto spettacoli, ho creduto in spettacoli di questo tipo, cioè non mi importa poter arrivare solo a chi conosce già che cosa vuol dire una cultura mafiosa e che crede forse di aver capito tutto su come ci si contrasta la mafia e invece più delle volte non lo sa perché sono tematiche che vanno veramente agite e vissute profondamente. Io ho cercato nel mio piccolo, come dico io, un'antimafia dal basso, cioè da chi da sempre cittadino, ma comunque che ha la possibilità, comunque una possibilità in più forse rispetto a un cittadino tradizionale, che è l'arte, cioè di comunicare attraverso il teatro questa modalità, cioè un teatro che possa coinvolgere le persone e come mission questo spettacolo ha proprio quello di avvicinare chi forse tradizionalmente non andrebbe neanche a vedere uno spettacolo sulle tematiche mafiose o antimafiose, perché mi è capitato in queste repliche, poi adesso lo spettacolo avrà una sua circuitazione e spero possa essere portato principalmente nelle piazze, proprio per avvicinare la gente a questa logica. Non necessariamente quando parliamo di mafia e di lotta alle mafie dobbiamo pensare a qualcosa di triste, di pesante, ah ecco il solito spettacolo che ci appesantisce il cuore. Questo è uno spettacolo che ha questa grande sfida, cioè comunicare l'impegno dei lavoratori di Libera ogni giorno sui terreni, l'impegno della speranza, la libertà che deriva dal lavoro, ma è principalmente uno spettacolo su una vita che rinasce e quindi lo fa in maniera brillante, lo fa in maniera gioiosa. Le persone vengono chiamate sul palco, dicevo, e gustano questi prodotti. Allora il cibo diventa per me veramente un metodo e un tramite importante, perché mi permette di raccontare delle storie e di farlo in maniera apparentemente molto leggera. Si esce dallo spettacolo con la voglia di gustare questi prodotti, con la voglia di comprarli, e questo per me è un grande successo, perché non lo dico per vanità, ma uno dei miei obiettivi era proprio quello di riuscire a comunicare alla gente questo valore e soprattutto che la gente comprasse i prodotti di Libera. Io volevo nel mio piccolo arrivare a questa circuitazione maggiore del marchio prodotti Libera Terra. E la soddisfazione è vedere che alla fine di ogni spettacolo la gente esce col sorriso, si è divertita, ha saputo che la mafia c'è anche al nord, che ci sono terreni confiscati all'Andrangheta in Piemonte. In Piemonte ci sono più di 165 beni confiscati alle mafie, ce ne sono 665 in Lombardia. Acquista quel miele che viene prodotto a Cascina Caccia, un terreno che prima apparteneva all'Andrangheta, e ora invece è un simbolo di cultura, di legalità, di lotta alle mafie, di impegno. E la gente è contenta di poter sapere queste cose e di poterle sapere in maniera così, ripeto, apparentemente semplice. Perché il cibo ce lo permette, il cibo è gusto. In quel momento io gusto un sapore, ma associo a quel sapore un gusto di impegno,